tempo nella squadra che insomma è anche superfluo commentato con te 5 punti che il mister ha definito insomma perfetti. Su due gol, cosa mi dici? Insomma, come li hai vissuti questa conclusione che scaraventate forte la con lo scaletto? Bravo, il primo gol diciamo che mi è rimasta lì, il primo pensiero è stato devo colpirla bene, l'importante è colpirla bene. Poi il secondo gol non mi ricordo benissimo l'azione, però so che Tremolada ha passato a Minesso, poi lui mi ha messo una grande palla e lì ho pensato devo superare il portiere, di qualche modo mi è venuto spontaneo lo scavino e sono contento che è andata bene. Insomma, per il resto però una partita in cui nel secondo tempo si è messa così così, perché comunque Google ha detto che il mister ieri è una squadra insomma difficile da affrontare, è vero. Forse un piccolo calo da parte vostra, però siete stati bravi poi nel finale a darlo a riprendere. Infatti, guarda, questo calo ci serve, non so, per insegnare che sul 2-0, anche sul 2-0 la partita non è mai finita. Abbiamo rischiato, loro sono stati bravi perché dobbiamo anche dare il merito a quello che hanno fatto. E come hai detto, poi il punto di forza della squadra di non mollare, come è successo a Imola, è veramente un segnale importante. Invece tu personalmente ormai terzino, attaccante, trequartista, non fa differenza per te? Speriamo, io cerco di dare una mano alla squadra dove mischiare il mister e sono contento, dai, credo che anche per me è una cosa importante, cercherò di migliorare in quello che posso. Sì, sia da terzi.